Oh, bella a tutti, ragazzi, io sono Kant ed un saluto dalla Zona Rossa. Oggi giorno numero 7 di questo diario di quarantena e sono veramente tanti messaggi che stanno cominciando ad arrivarmi nel quale mi ringraziate per questi video e mi fa veramente tanto piacere che questi pochi minuti possano distrarvi un attimo da questa brutta situazione che stiamo vivendo tutti quanti. Vi rinnovo anche oggi l'invito a rimanere a casa. Io oggi sono uscito per andare a fare la spesa, mi sono bardato come un minchione, avevo i guanti, tra l'altro uno nero, un azzurro. E la mascherina, che so che magari non fa un cazzo, però secondo me aiuta a tenere un po' lontane le persone. Ed è brutto dire aiuta a tenere lontane le persone, ma in questo momento è così. È veramente una situazione paradossale. Detto questo, io non sono mai stato un grandissimo compagnone anche prima di tutta questa faccenda. Ma andiamo a parlare del disco di oggi. E dopo una settimana ho spaziato, mi pare quasi ogni giorno, su formati diversi e ancora non vi avevo presentato niente del mio formato preferito e quindi ho deciso di tirar fuori l'artiglieria pesante. Infatti il mio formato preferito è il 10 pollici e oggi vi parlerò di Senior and the Queen di The Gaslight Anthem. Band che penso abbia poco bisogno di presentazioni. Vi lascio qua in descrizione un video che ho fatto circa un annetto fa nel quale celebrai i 10 anni di The 59 Sound. E questa di cui parliamo oggi è proprio l'uscita che precede quello storico disco. Infatti a quel tempo i The Gaslight Anthem erano ancora una band agli inizi della loro carriera. Avevano fatto un grande successo con il loro LP di esordio Sink or Swim, però ancora non erano arrivati al grande pubblico. E quest'uscita anticipa e di qualche mese The 59 Sound. Infatti in questo EP è uscito nel febbraio del 2009, mentre l'LP successivo è uscito ad agosto, quindi è rimasto un po' schiacciato in mezzo ai due dischi. Detto questo, all'interno di questo EP ci sono canzoni che poi sono diventati dei veri e propri classici per la band del New Jersey. E quando dico delle canzoni, praticamente sono tutte e quattro sono diventati dei classici. Questa è la tracklist e probabilmente il pezzo che poi è diventato più famoso è Blue Jeans and White T-shirt, che è una specie di ballata finale. Non mi fa neanche troppo impazzire come canzone, la trovo un po' forse troppo lenta per i miei ritmi, però è veramente una gran bella ballad. La mia preferita invece è Say I Want Recognize, la traccia numero 3. Allora, qualche curiosità su questa uscita. C'è da dire che questa è la versione europea, poiché negli Stati Uniti uscì su doppio 7 pollici, quindi credo che ci fosse una canzone per lato e andava a 45 giri. Credo, non ne sono sicuro. Questa è la versione europea, su 10 pollici appunto, uscita per la Gunner Records in collaborazione con la Sabot Production e ci furono le prime due edizioni del 2009 su vinile nero, mentre questa è la ristampa del 2010 su vinile bianco, bellissima. E credo questa sia su 500 copie. Molto bello il vinile bianco. Questo tra l'altro l'ho anche suonato parecchio, perché all'epoca non c'erano i pezzi su YouTube e quindi me li suonavo sul giradischi che non avevo gli MP3 e mi piaceva veramente tanto tanto questo disco. All'epoca l'ho usurato. Carino anche il booklet interno, dove ci sono le solite grafiche stile The Gaslight Anthem con delle vecchie foto, mood che è stato molto inflazionato dalla band del New Jersey. Però c'è da dire che io ho sempre adorato il loro immaginario molto nostalgico e malinconico. Quindi ragazzi miei, adesso questi pezzi sono disponibili e come su YouTube, quindi vi consiglio di andarvelo a sentire questo EP, perché è un bellissimo spaccato dei Gaslight Anthem. Credo che sia un po' l'anello di congiunzione tra i primissimi esordi molto più punk e poi il sound che li ha resi famosi da 59 Sound in poi. Fatemi sapere se anche voi avete una copia di questo EP e su che formato, che sono molto molto curioso di sapere come è stato distribuito qua in Italia. E ditemi qual è la vostra canzone all'interno preferita. Detto questo, anche per oggi è tutto e noi ragazzi ci vediamo domani per un'altra puntata o un video della classica programmazione. Ancora non so. Dai!